eccolo. Vai, passetto. Ecco. Ecco, va, più, oh mio. E vai, giù il sedere, vai, giù il sedere, eccolo. Come sai fare tu? Povero diavolo, sotto a chi tocca, povero diavolo. Cari amici di Scuola di Botte, oggi siamo qui nella palestra Eterna Jiu Jitsu dei fratelli Anacoreta per fare con Fabio un po' di tecniche di lotta, perché abbiamo pensato, Fabio è grosso, c'ha un sacco di forza, vuoi mettere a insegnargli a lottare a Fabio? Così per strada, se qualcuno ti rompe le scatole, gli stringi la capoccia. No, gli stringi la capoccia e fai capire chi comanda. Poi loro ti possono insegnare bene, fa. Te provo, sì. Ci provi. Allora, raga, se vi interessa, vedete Fabio che si allena, rimanete. Altrimenti, vedete sto bel manichino, lo prendete e ve lo schiaffate tra i chiappi, e in più lo famo pure cascare. Madre, madre, quei segni sul mio corpo, tu non li hai capiti mai. Madre, quei segni sul mio corpo, tu... Che sei, destro o mancino? Destro. Ok, con questa me spingi. Sì. Quando te me spingi, io porto il peso su questa. Quindi tu e che fai? Entri e vai proprio sotto, come se devi prendermi proprio sotto il ginocchio. Non capito. Vado. Vai, spingi, spingilo, spingilo. No. Spingi con questa. La mano spingi. No, 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 tira, spingi. Spingi, spingi. Così. Perfetto. Vai, mo fai la cianchetta, fa. Mo devi entrare con la gamba destra. Questa gamba qua fa un passetto piccolo, quindi te muovi leggermente là, il piede lo metti qua. La aumento? Sì, gira poco poco, bravissimo, vai, metti il piede dietro al tallone. Su, proprio dietro. Bravo, ok, spingilo adesso. Perfetto. Dai, grazie. No, sono pericolo. Grande, no, no. La prima volta. Vai, proietti Luca per terra. Sì, vai, fa. Vai. Passetto in avanti. Passetto, vai. Entra dentro la destra. Vai. E mo gira. Gira, gira. Oh, oh, buono. Perfetto, buono. Grande fa. Quando sei arrivato con la gamba, non devi alzare la gamba, devi fare solo così. Non devo alzare questa qui la gamba. Ricordati, la spinta. La lascio così la per sì. Poi epi la gamba, passetto col piede dietro e lo spingi giù. Tutto il, a un certo punto fa tutto il braccio destro. Cosa importante fa, almeno te levi la paura. Se te fai questo, quando stai qua, se te fai questo e gli vai addosso, caschi pure te. Caschi pure te. Appena senti che lui si è sbilanciato, tu pieghi le gambe e porti leggermente il sedere in basso. Così. Qua. Vado avanti. Vedi? Se resto qua, al massimo cado dietro. Quindi non c'è, c'è nessun rischio. Lascia il bavero. Lascia il bavero. Quando sto a cascare, non rimani aggrappato, sennò c'è il peso lascia, mio sì. Che ti sbilancia. Vai. Passo. Vai, via di dietro. Bene. Hai visto? Ti ho messo un attimo. No, che se me blocco. Ha fatta perfetta. Sì, sì, ho visto, infatti. Vai, rifamola, così magari dai una bella spinta iniziale, che c'ha paura. Ma niente fai, no, niente per questo qua. Come se non male fa. Vado. Sì, sì, infatti c'ha paura, spingilo fa, spingilo avanti, spingi, spingi, eccolo. Vai, passetto. Oh, ecco. Questa è perfetta, c'è questa via. Ma le vado a poggio, sentito che andavo a foto proprio? Non tanto, comunque. Non mi ha sentito che andavo a foto, mi ha tolto proprio il peso. No, non l'ho sentito. Ho sentito io. Oh, perché poi c'è il materasso qua, ma tu glielo fai uno per strada, questo sbatta la schiena, perché è che si rialza, Da non ripetere per strada e se uno sbatta certo, la schiena. Certo, lui è allenato non si fa un cavolo, se io fai uno che non è allenato si fa male. Come se casco io da dietro mi faccio male le spalle. E loro sono allenati. C'è il modo per cascare non farsi male. Non mi dirà ma spingi. Con questa te mi dici. Verso così. Fammi vedere, dammi solo la spinta. Così li fa. Vai. Non fa la Valentina. Lo devo fare, ma aspetta. Vai. Vai, piegli la gamba. Oh, stai a vedere. Piegli la verità, stava andando un attimo lungo. Mi sono ripreso al volo. Stava andando a lungo. Sono un attimo, saranno a lungo. Sì, non, però te sei ripreso, c'ha avuto la prontezza. No, ma Fabio è leggiadro, nel senso che c'ha... Oh, ma mi leva proprio l'appoggio. Vai. Questo che botto che gli hai fatto fa, va. Mo prova la caduta fa, così se dovessi cadere... Dai, prova la caduta. Ti dico che mi fanno male i reni. No, no, noi ti fanno vedere come cadere senza farti male. I reni te fanno male. Se caschi male... Te fa male. Guarda Simone. E cadi. T'accompagniamo,
Con le mani mi reggo che non sbatta la capoccia di dietro. Esatto, tu quando schiari, adesso io sbatto, no? Quando faccio questo, sì? È perché almeno non do la botta con la schiena e scarico tutta l'energia sui bracci. Sui bracci. Ok? Però come fanno le prime volte? Per fartelo imparare, lui ti accompagna, lui o io. Te vai qua, ti metti seduto, quando lui ti lascia. Vado così. Te fai così. Quando mi lascia. In due accompagniamo. Sì. Pure in tre. Come se te devi sedere sulla tazza, no? Sì. Qua lui poi ti accompagna. Quando tocchi col sedere a terra, lui. Lui ti spinge le braccia. Mi raccomando, l'errore più comune è questo. Uno. O cascacchi i gomiti, te le braccia le devi lasciare larghe. Larghe, senza cascare i gomiti, che ti fa male. Esatto, ti fa male alla spalla o al gomito. Io te le come le mani, ok? Come se te devi sedere. Fai finta e ti metti seduto, vai. Piano, 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 appena tocchi, te non ti preoccupare, la reggo io. Appena tocca il sedere, vai. Batti le mani, no? Batti. Così però. Bam. Ah, per così. E così è vicino. E avvicinali anche. Ok? Vicino. Qua, così, vai, dai, botta forte, così. Vai, riproviamo. Vai, ecco. Hai fatto bene, solo che non devi alzare le braccia, sennò ti fanno male le spalle e non scarichi bene. Così era perfetto, ti sei fatto male? No. Così come stai. Perfetto. Perché mi ha letto fino alla linea. È così, inizio a fare così, noi a tutti. Te non me lasciate. Non te lascio. Se vedi che sono in difficoltà. Vai tranquillo, vai. Vado? Quando vuoi. Piega ancora, vai. Vai, scarica. Okay. Il palmo verso il basso. Lo so, ma no. Devi fare rumore. Così. E invece una torta così ho fatto. Vabbè, tanto ripetiamo 10 volte. I piedi a terra. Tentelo qua, questo te tengo. Vai tranquillo. Mi dai del via, eh? Vai. Piega, vai. Vai. Ricordati i palmi che battono a terra, Perfetto! Ti sei fatto male? Perfetto! No. Solo una cosa fa, la pianta dei piedi a terra, cerca, se no così su il gessetto. Vai! Oggi esercizio mio è alzare Fabio. C'è stai, fa? Sì. Sei proprio un figurino questo kimono. Vai. Se leva la pancia sì. Piano piano, quando mi dici te, non c'avete paura, tanto se te tengo. Allora, sotto, i cosi in su, no? Per sdraiare. Vicino a te, ora, quando cassi, fai così, fai. E piego. Immagina che stai a tenere, vado qua. Sì. I piedi. Senza metterli così, sì. Ricordate queste vicino le anche, quindi te devono cascare qua. Pam. Fanno voi, Vai. Giù. Lascia! Oh! Perfetto! E le gambe arrivate! Solo le gambe, però hai messo a posto subito, vai! In questo modo. O bracci, vuole, come sta braccio? Che si vuole difendere. Tu che cosa fai? Una mano a terra, l'altra mano entra col dorso, apro e la porto a terra, vedi? Lo forma sto rettangolo. Poi passo qua sotto, prendo il polso. Tiro vicino a lui e piano piano tiro su. Va a levare la spalla questa qua. Ma all'inizio non lo so se ci riesco subito. Piano piano, che c'è mai riuscito all'inizio. La faccio vedere il diavolo. Fammi rivedere. Allora. Scusa ma. Vai tranquillo. Tu che allora all'inizio lo prendi così. All'inizio passi la mano quella che sta vicino alla testa. Sì, a sinistra. Ok. Dorso sopra, allargo, porto sotto con questa mano. Passo sotto e vado a prendere il mio polso, ok? Sì. Poi che faccio? Tiro il gomito verso del suo corpo, e lui batte, verso di lui, dolore. E lui batte. Stava a far piano, così, era... facevo piano perché la fa, io non hai capito. No, no, appena se dici lascio. No, perché io, hai visto, manco ma la metti lì e va a batto. Se no gli amico fa Simone, C'è un problema. No, sì, vediamo, dai. Simone ma falla te, falla te, cioè me la fai tu a me. È complicata questa. No, la faccio io a lui? Sì. Dai, vai. O a lui, come per chi prova. Prova la prima su di me, mettete prima da quest'altra parte. Vai, piega. Appoggiate su di me. Vai. Eccolo, vai. Appoggiate su di me, io indurisco. Vai, così va. Ma io che così, ma che può fare? Appoggia, però sento che t'appoggi. Appoggia, va. Ma devi schiacciare e non farlo sollevare, se no lui si solleva e se ne va, capito?
questo ed è qua. Aspetta, io devo passare con questa sotto la gola, fa. Io vado qua, ok? Vai, spiega gli altri, fa. Allora, la mano entra qua dentro, fa. La mano qua. No, lascia che... Però sento che non mi sta a mettere il peso, sta lavorando in isometria, fagli mettere il peso. Punta deve fa, non devi stare... Appoggiati su di me, se no fatichi troppo. Vai. Devi schiacciarlo. Devi sta comodo, eh. Adesso gira sta mano. Schiaccialo, gira questa, va. Gira. E la porti qua. Ecco. Ok, scarica il gomito a terra, così non fatichi. Metti il gomito a terra. Sì. A terra, vai a terra. Scarica qua, vai. Ci stai tu. Sì. Vai, aspetta, dietta a prendere il corso tuo. Gira, ecco, vai, e sei arrivato ancora più dentro. Vai. Adesso chiudi il gomito vicino al corpo suo, ti aiuti con sta mano. Tira, tira. Eccola. Bravo. Quando te batte, adesso non era così difficile. Devo, te devi buttare, ti fa problemi. Te vedo che stai, sta tutto tirato su, quindi se starà fa, a fare. Appoggiati, appoggiati, no, appoggiati no, su di me, appoggiati. Il tuo vantaggio è il peso, fa. Se tu non gli scarichi il peso addosso, è come se tu gli dessi pugni piano in pratica, capito? Tu il peso tuo lo devi buttare addosso, è quello il tuo vantaggio. Pesando tanto e lui non si alza. Io provo a uscire. Vai, che fai? Butta, te butta. Metti il peso, vai, metti butta, il peso. Butta. Ok, passa la mano destra davanti alla la sua questa testa. Vai. Vai, dentro al polso. Dentro. Questa qua, sempre, sempre la mano destra. Vai, qua dentro, qua dentro. Vai. Entra, sì, entra là, sì. Vai. Adesso okay, porta a terra, lo ricordi? Dragli il braccio suo, mandaglielo giù. Vai, vai, così, vai, prendi il polso suo, fa. Polso suo. Con questa. Con l'altra, con l'altra. Eccola. Gomito a terra. Gomito destro a terra. Vai, okay, adesso passa prendi sotto il polso tuo. Eccola! E basta! Hai visto? Mortacci! Come ti sembra, fa? Eh? Come ti sembra? Faticoso! Lo sai che è con questa massa davanti? Lo sai che tu devi spingere proprio sul fatto del peso, cioè se tu c'hai uno lo schiacci e quello non si muove più, capito? Se te prova una strangolata da dietro poi chi è che attacca? Infami! Infami! Infami ai tigri! Quando te vanno qua dietro, adesso che ti ho fatto vedere all'inizio, sì, come stai a far bene? Perché almeno così non ti riesco a strangolare. Mo' come stai a far prima? Una sorta di accosciata, come se te devi mettere seduto però in avanti, piegati poco poco in avanti, mi devi quasi staccare da terra, poco poco, piegati più le gambe, piega, 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 mi devi quasi staccare da terra. Così, verso pure. Già. Vai ancora e piegati poco poco in avanti e adesso porti il tuo gomito destro, quello lì, sì, lo porti in direzione del ginocchio destro. Quando io sto a cascare me lasci. Vado. Vai. Carica, carica, carica. Ah, no, vedi. No, poi se io resto dritto così lui mi tira indietro, mi porta dove vuole lui. Invece io che faccio? Mi abbasso col sedere, no, qua. Così, sì. Ok. No, adesso che faccio? Me lo tiro su stendendo le gambe. Una volta che sta qua decido io dove portarlo. Basta che col gomito destro vengo vicino al ginocchio. A destra o a sinistra? No, dalla parte dove al braccio su. Quindi in questo caso a destra. A destra. Ok? Uno che viene dietro e tu lo scrolli di dosso. Ricorda che il trucco qual è? Fa uno e due. Prova a farlo a vuoto. Qua? Sì, abbassa il sedere un po'. Piega i gambe. Ecco. Ok. Mo corpo in avanti e gomito. Gomito destro. Oh, di qua. Così guarda. Stai qua un po' piegato. Sto gomito di qua. Devi solo ruotare col busto, capito? Devi fa così. Vado. Vabbè. Così. Ok. Scendi giù. Ok, vai. Adesso. Dall'altra parte. Contrario. Adesso però come stai? Non sei caschiato. No, perché è al lato sbagliato, eh. Ah, il lato dall'altra sbagliato. Dall'altra parte. Ferra il braccio e subito giù col sedere. Giù col sedere. Ok. Ecco. Grande. Fa questo. Solo piega le gambe. No, le gambe. Piega solo le gambe. Come se te sì, metti su. Sì, dopo abbassi un po' la schiena. Però inizio così. Solo le gambe. Come se te vuoi solo abbassare. Ok, con la schiena leggermente in avanti. Perfetto. Vai. Quindi mi attacco quando meno se l'aspetto. Vai, guarda. Occhio fa. Occhio, okay, c'hai dietro, Piega le gambe, vai. Vai. Questo è il modo se uno ti viene da dietro, però devi essere subito pronto. Sì, che tu appena senti che uno ti piace così da dietro, capito? Ma facci calone. Vai. Vediamo Cicalone che finaccia. Certo dicono chi parte per primo ha vinto, no? Se parti bene. Chi mena per primo mena tu ora. Vai. Fai finta che stai erbato. Io arrivo, Ecco qua, più, o più. Vai. Giù il sedere, vai. Giù il sedere, vai. Giù il sedere, eccolo.
Ti alza proprio! Hai sentito come ti stacca? Ti stacca proprio da terra! Vedi, questa è la forza. Ti malessi di più di più da lui! Ah, io non viene più! E io perché volevo fare sentire che arrivavo, capito? Allora lui te prende adesso. Lo faccio sempre io infame. Prima, se lui, quando lui stava qua, con le gambe in linea, io potevo fare questo, no? Per sollevarlo. Adesso lui che fa? Mette la gamba dietro. Quindi io non posso più fare questo. E lui mi tira subito indietro. Tiravo indietro lui. E se devi ok, guarda come faccio. Metto un piede qua. Di dietro. Un piede dietro. Poggio il peso qua, sull'avampiede, e giro. Guarda questo qua, lo porto a terra. È più complicata. Più complicata questa, eh. Ma questa... Scusa, ti dispiace di farmi vedere un attimo? Quante volte vuoi? Qua tu devi chiedere pure 100 volte. Vai. Noi lo famo rivedere. Lui sta qua, ti tira indietro, io passo indietro. Vedi il piede? Qua. Adesso il piede ti giro, giri, mi allineo a lui, adesso giro con la mano. Vuoi adesso senza... Piede allora, piede, solo così. Metti così. Fa solo così. Metti così la gamba. Adesso con qui, te poggi col peso là e giri con questo. E giro così. Allora, la testa è qua, lui ti tira indietro. Quando lo tira indietro, te che fai? Metti il piede indietro. Ok. Così non vai indietro. Mo che fai? Devi ruotare e andare avanti. Passo davanti. Ok. E mo devi fa così, fa. Aspetta, metto qua. Da qua, dai la scrollata in avanti. Di là, così. Ah, dalla parte del qua. Sì. Perché così. C'è la gamba che appoggia, capito? È come se te l'avevi lo zaino quando torni da scuola, no? Lo prendi con i su sul divano. Vai. Poi ti guardi pure i Simpson. Vai. Allora, piede indietro. Piede indietro. No, dietro, no, al centro. Dietro al suo, vai. Ok. Sì. Gira là. Sì. Bravo. Adesso fai la spalla, lancia il tuo zaino, vai. Così. Così fa, guarda. Quando sei arrivato alla fase finale, piega il poco avanti e fai così. Devi fare così. Così. L'ultima cosa è questa qua, l'ultimo movimento. Così? È questo. E te butto giù. E io casco per terra. Piede dietro, vai, piede dietro. Piede destro dietro. Eccolo, gira vai. Adesso, gira. Passa avanti. Adesso spallata a destra. Ecco. Bravo! Vedi. Questa è proprio bravo. La faccia. La faccia. Dicete così spalla. Così. La soddisfazione. Non ti pensai la faccia, eh? Ma se combattiamo divento campione io. Tanto non sei incontrato, siamo due categorie. Meno male. Se non dimagrisci, se vai al peso di Luca. Vabbè, io direi per oggi a sto punto abbiamo insegnato di avere, scusate, io non segno niente. Vabbè, c'è la programmata della mano. Gli avete insegnato 5 tecniche praticamente. Non è poco perché poi il Brazilian Jiu-Jitsu ti insegna tutta una serie di cose senza far troppa fatica. Hai visto? Tu gli fai dei movimenti, lo sbilanci, lo giri e questo cade. Ti insegna pure a difendere, se sai. È fondamentalmente per difendersi. È anche molto faticoso. Ti vanno anche un po' pure così perché latte l'oro a borzì qualcosa. A borzetta, no. Speriamo di no, fa. A borzetta. Fabio ce l'ha borzetta. Sì. Ce l'ho ogni tanto. Però uno che te, se ti devo levare l'oro, che tu non sai che te sei. A me che mo' dice chi sei te. Certo. Infatti. Non sai mai con chi c'è a che fa. Certo. E poi te. Vedi Fabio così per strada, oh, ma questo gli levo l'oro, e poi te butta per terra. Ma quale loro? Caschi male se vieni da me. Vabbè, dice nel dubbio c'è loro. Infatti non sai mai con chi c'è a che fa. Ragazzi, non sapete mai con chi c'è a che fa, specie i grab maghi, perché quelli sono più pericolosi, quelli non si sa mai, ti danno un calcio nelle palle. Te lo levano senza toccare loro. Te lo levano a distanza. Vabbè, se volete vedere altri video con Fabio che fa le tecniche del Brazilian Jiu-Jitsu, scrivete BJJ nei commenti. Così faremo altri video dove gli insegnano a Fabio altre tecniche. Supporto. Così tu poi queste se te ricordi. Altre tecniche per difendersi. E poi magari completiamo pure il kimono di Fabio, sì. Rimettiamo pure in pantalone giusto. Che oggi sei vestito da Samboca. Sei a metà, sì. E poi dopo tutto sto sudore qualche grammo ho buttato, dai. Qualche caloria ho speso. Vabbè, noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao.